Ci fa un caldo qua dentro, incredibile. Quei poverini sotto il tendone come fanno a resistere? Vedo l'ora di entrare, così almeno mi tiro su di morale. Dietro questa maschera c'è un uomo e tu lo sai. L'uomo d'una strada che è la stessa che tu fai. E mi trucco perché la vita mia non mi riconosca e vada via. Renato Zero, che oggi vanta di avere numerosi hangar dove deposita i costumi, un giorno faremo un'asta di beneficenza e sarà da guadagnarci una cifra, nel senso che ce ne sono talmente tanti che la Callas con la Traviata scompare. Sospetto. Faccio vedere da vicino, eh? Signore presenti, signori, questo è il modello dell'anno. Sì. Soprattutto la comodità di questi abiti, che li chiamano, mi sembra, prêt-à-porter. Prêt-à-porter, sì. Che sono facili da indossare, ma molto difficili da accompagnarci. Sì. Senti, se io ma dovessi se uscire con Baudo una sera, bisognerebbe poi non passeremmo inosservati, portarlo dall'oculista, dall'otorino, perché tutti questi cosi così. Non tentarmi. Un'altra estate qui e un'altra volta qui, più disinvolta e più puttana che mai. Mille avventure che non finiranno se per quegli amori esisteranno nuove spiagge. Coraggio. Pimpante. C'è sempre una prima volta per tutti. Io sarei il suo passato. Non abbia paura. Facciamo due passi indietro. Vuole? Tanto per rinfrescarci la memoria. Mi creda, ogni tanto tornare là serve. Coraggio. Mi segua. Dolcemente. Intensamente. Cari amici, buon pomeriggio. Siamo riusciti ad introdurci con molta difficoltà, devo dire, in questo strano, folle mondo di Renato Zero che si chiama Zerolandia. Ho sentito dire, qui in giro, che ci sono dei ragazzi e delle ragazze che addirittura vengono a vedere questa soubrette addirittura da fuori. Si fanno dei chilometri, dei viaggi in treno. Chi sono questi signori? Verona, Trieste, Alessandria, Milano, tu? Torino. Senti, perché tutta questa strada per vedere questa musa? Perché Renato mi dà delle sensazioni che fino adesso nessuno mi ha mai dato. Pronto? Rai? Se non vengo sono guai? Allora vengo. Viva la Rai, viva la Rai, quanti geni lavorano solo per noi. Viva la Rai, con il suo impero dice la Rai, soltanto il vero. Viva la Rai, dimmi da quale parte stai. Viva la Rai, se sarai buono il tuo Mazinga vedrai. Oppure no, dipende dal funzionario Rai. Viva la Rai, che cosa è giusta e con la Rai, è sempre festa, viva la Rai, coi capoccioni e gli operai. In via Mazzini ci giocano i bambini, mentre tu vivi grazie alla Rai TV. In fondo è la tua mamma, ballata dall'antenna, mamma Rai. Non ti abbandona mai, se non guai. Viva la Rai.
soldi e gli operai. Buonanotte. Renato Fiacchini, in arte zero, classe 1950, segno zodiacale bilancia, occhi neri, capelli tanti. Papà agente di polizia, mamma casalinga. Un fratello minore e tre sorelle maggiori. Segni particolari? Tutti! Renato Zero! Renato Zero in Mi Vendo! In fretta un altro inventario, smonto la baracca e via, cambio zona itinerario, il mio indirizzo è la follia, c'è un infelice ovunque vai, voglio allargare il giro dei clienti miei, io vendo desideri e speranze in confezione spray. Seguimi, io sono la notte, il mistero, l'ambiguità, io creo gli incontri, io sono la sorte, quell'attimo di vanità, incredibile se vuoi, seguimi e non ti pentirai, sono io la chiave dei tuoi problemi guai. Il primo discorso che faccio quando affronto il pubblico nei miei spettacoli è proprio a priori di autocritica. Cioè io per avere successo durante uno spettacolo mi metto prima a livello di criticare me stesso, perché è una forma secondo me abbastanza intelligente di dimostrare al pubblico che è venuto lì e ha pagato per vederti che in fondo tu sei uno come loro. Quest'amico accanto a me, questo parlami di lei, di ancora c'è. L'amore muore disciolto in lacrime, ma noi teniamoci forte e lasciamo il mondo ai vizi suoi. Io e te, lo stesso pensiero. Io ho avuto una commissione giudicatrice molto più feroce dei borghesi, che erano i coatti. È quello. Questi ragazzi della periferia, all'inizio, quando io mostravo
queste mie fattezze, agli inviti diciamo provocatori della borgata rispondevo con la gentilezza, tornavo indietro e dicevo a questi ragazzi: vi ho fatto qualcosa? Sono talmente insopportabile da meritarmi il vostro disappunto. E questi signori oggi, domani, dopodomani, no, alla fine li ho trovati tutti alleati. Addirittura in più di un'occasione, quando io mi sono trovato in certi anfratti dove la mia sicurezza personale era a repentaglio, spuntavano come per magia questi ragazzi di Tormarancio, della Garbatella, che intervenivano, quindi erano diventati dei paladini. Te andavi in giro con queste cosettine e quindi... Sì, proprio una robina... Una robina... Poi ci ha cominciato a fare degli spettacolini nei cinema teatro, cioè, ma come ti è venuto in mente di dire adesso vado a fare gli spettacolini? Come è partito tutto? Mi piaceva la musica, così come mi piaceva il canto, mi piaceva la recitazione. Volevi fare il cantattore. Eccolo il teatro, vedete? Questo è il teatro, questa gente è teatro. Non lo sanno forse, ma sono degli attori. Dovrebbe pur cadere facilmente nell'animo di queste madonne voler imparare di queste nostre scienze e per riscatto di noi dare a Meccante quello che egli diede per noi al Moro. Oh no. Libertà, libertà, come una rondine il tuo nido fai, fra gli ideali un tetto troverai, dove potrai. Ma quanto magro eri? Magro, ma poi... Ma magnavi? Un po' sofferente. Ma magnavi? Perché io ero il mio segretario, il mio parrucchiere, il mio truccatore, il mio tutto, quindi... Senti, ma mangiavi? Mangiavo abbastanza. Poco, sì. Ogni tanto incontravo un tramezzino, ci salutavamo, lui mi chiedeva asilo, io dico sì, te lo do io, c'ho da dormire. Senti, ma è vero che tu ti accompagnavi spesso con la gallina al guinzaglio? Avevo Tosca, sì, era una gallina molto pronunciata. Pesava, mi pare, 7-8 kg. Ma che era? La faraona. E io la portavo, mi fu regalata. Non avevo il coraggio di ucciderla e mangiarla. E allora andavo sulla Tiburtina, all'RCA, al chilometro 12, prendendo quel famoso Roma Tivoli, che era un pullman come i nostri comuni pullman dell'Atac, solo che faceva lunghi tragitti. E montando su questo pullman c'era pure qualcuno che voleva contrattare la vendita di Tosca, e io gli dicevo: no, né due maialini né una mucca, me la tengo così. Le corsie e le suore pallide, mamma, cliniche comfort e le mani candide, mamma. Oh mamma, no, solo non ci sto,
e poi le correnti gelide. Mamma, mamma no, solo non ci sto. Non ricordi più, la notte mi stringevi a te. Non ricordi più, la notte mi vegliavi tu. Sempre colpa tua, se io non sono come vuoi. Renato non come? Si veste da donna, Renato si veste semplicemente anticonformista. Le canzoni di Renato ci aiutano a vivere. Lui se veste si trucca così, no, perché lui, io penso, cioè lui se vuole divertirsi, capito, lui ha la vita sua, la vive, lui non vuole conformare. Ma senti, ma non è che ci porta un po' tutti in giro, no? No. No, ci crede nel sì, suo lavoro. Sì, lui ci crede, capito, perché lui fa quello che gli pare, capito, non gli va di adeguarsi a sta società, se non gli va lui fa quello che gli pare. Poi gli pare. E lui ha la fierezza di saperlo fa senza vergognarsi di nessuno, capito? Ciao Renato. Volevo chiederti, cosa sarebbe stato Renato senza i suoi travestimenti? Beh, senza i suoi un albero senza frutto e senza foglie. Ah. Musica, gente, cantate che poi uno alla volta si scende anche noi. Sotto a chi tocca in doppio petto blu, una mattina sei sceso anche tu. Bella la vita che se ne va, un fiore, un cielo, la tua ricca povertà, il pane caldo, la tua poesia. Retoma su via, va disfrazada de melancolía. No hay que llorar para que siempre es así. La vida sigue aunque sea sin ti. Bella la vida. Che t'ha fottuto proprio tu con le regine, con i suoi re, il carrozzone va avanti. Senti, una domanda rapidissima, risposta sì. Lampo. Fino a qualche anno fa la gente si stupiva di tutto e si stupiva quindi di un Renato Zero ogni volta sempre più provocatorio. Adesso la gente non si stupisce più di niente. Questo è un po' il discorso che mi ha fatto in un certo senso ripiegare all'essenzialità di una giacca, di una camicia e di un paio di mocassini tranquilli, perché probabilmente... Forse è anche giusto che si badi un pochino meno all'esteriorità per andare incontro invece a quello che siamo veramente dentro. Cioè questa essenzialità del mio costume probabilmente vuole denunciare che io sono quello che sono e che tutti ormai conoscono. Vecchio, diranno che sei vecchio, con tutta quella forza che c'è in te. Vecchio,
non è finita, hai ancora tanta vita e l'anima lacrida, e tu lo sai che c'è, ma sei vecchio, ti chiameranno vecchio, e tutta la tua rabbia viene su. Vecchio sì, con quello che hai da dire, ma vali 4 lire, dovresti già morire. Tempo non ce n'è più, non te ne danno più. Soccini, firmato un tuo Soccini. Soccini, Soccini, ma che cosa sono questi Soccini? Piuttosto che a una setta di porci, è meglio un mondo in mano ai sorci. Che ne sai cosa si aspettano mai? Bisogna essere guerci per non accorgersi dei sorci. Secondo me ci marci, qualcosa puoi farci. Amali un po' anche tu, sti sorci. Come è andata la storia dei sorcini? Perché ero a Viareggio un pomeriggio e c'erano questi ragazzini con i motorini. Allora io gli dissi a uno, dico, mi presti il motorino, vado a fare un giretto. Io in Versilia a quell'epoca andare in giro col motorino non significava potevi. No, scatenare, sì. Capito? Montai su sto motorino, cominciai a girare, vennero fuori un 300-400 ragazzini col motorino che seguivano me sul lungomare di Viareggio, finché non ci ha fermato il vigile. Io mi sono fermato e gli ho detto, ma li lasci perdere, non vede che sono dei sorcini? Perché sembravano tutti i sorcetti con questi motorini. Questa cosa allora dura, È stata catturata questa, gli è piaciuta, hanno scelto di essere in qualche modo apostrofati così. Beh, ma è una delle canzoni in cui si scatena tutto il mondo dei sorcini, è una canzone, una delle più belle che tu abbia scritto, che è più su. Al sogno mio, com'è lontano ieri, e poi in alto e ancora su, fino a nessuno lo annaffierà, mentre l'aquila fiera il segreto al morire andrà. Il poeta si struggia al ricordo di una poesia, questo tempo affamato consuma la mia allegria. Ando e bianco pensando che un uomo si butta via, drogato è soltanto un malato di nostalgia, che una madre sa prendere un bambino non nascerà, che potremmo restare abbracciati all'eternità. Usare il blu, fino a sentire che ormai sei parte di me. Più su, quando entrai a scuola già molto piccolo
già mi guardarono in cagnesca e mi dissero: non è roba per te. E allora io ripiegai, feci marcia indietro, andai direttamente verso l'amplificatore e verso il microfono. E da lì, credo, cari professori che non mi avete compreso, anzitempo, quando era il momento di farlo, vi perdono. Ti sentirai più forte un uomo vero, oh sì, parlando della casa da comprare, e già, e me ti premierà offrendosi con slancio. L'avrai, l'avrai, con slancio e con amore. L'avrai, ma tu non sai il prezzo che dovrai pagare. Scappa, fuggi e salva qualche cosa in te. E non lasciarmi fare, non diventare un uomo da bruciare. L'aria, l'aria che respiravi poco tempo fa, ancora il suo profumo di cose vere, di cose pure di libertà. Oh no, non domandarti dove, come, come trascinerai la vita tua, con chi cancellerai il tuo nome, per chi? Le legioni di zero bivaccano. Sociologhi, psicologhi, pedagoghi, paragnosti, attenzione, state attenti. Il fenomeno zero è straripato, fa costume ormai. Che cos'è Renato per lei? Tutto. La fa che fremere. Cosa non è? È un profeta anche. Sì, è un profeta, no, è tutto Renato. Mi piace solo ai giovani, mi pare. No, no, piace a tutti. Io sono portata da mia nonna da 90 anni. La trovo sveniva. Perché? Ci hai portato? Mia nonna. Ci hai portato tua nonna? Gli è piaciuto. Piace. Sì. Ma te l'hai fatto il militare? No. Ecco, ma nemmeno la visita? La visita l'ho fatta, molto eccentrica. No, raccontamela bene. Volevo che la mia stravaganza fosse palesabile anche al generale del corpo d'armata. Quindi le mie mutande erano molto floreali. Capisci? Ma con qualche pagliettina? No, non c'erano le pagliette, no. Però erano, erano delle mutandine... che si facevano notare. Ma tipo slippettino oppure... C'avevano un filetto dietro. Voglio degli uomini, non degli sbidollati. Da oggi io sono vostro padre, vostra madre, la vostra famiglia, la vostra patria, il vostro Dio. È chiaro? E tenetelo bene in mente. Il mio motto è: o tutti eroi o tutti ammazzati. Potete scegliere. Perché io Purli non fa il militare, mi presentai così. Questi mi davano delle schicchere in quegli arcipelaghi per capire se ero, se sentivo come uomo, sentivo qualcosa. E io devo dire, mi sono tenuto, ho urlato come Fantozzi dopo la visita, andando verso la montagnola, urlai che mi sentirono tutti. Però lì ebbi un contegno talmente dignitoso, perfetto. E poi si è visto che ho militato altrove con risultati molto più attendibili di quelli che mi avrebbero visto con un fucile in mano. Niente sesso, sono l'ombra di me stesso, sono ormai ridotto all'osso. Sesso, tutto intorno è sesso, la tua pelle in cartellone, tutto mondo in distorsione. Niente da inventare, niente da maledire, che l'amore sia amore, non un morto da esumare. Affidarsi al sesso e buttare i sentimenti in fondo al cesso. Che sia vita, che io schiavo non sia di una squallida idea,
che quel letto non sia la chiave di tutto. È vero che ti sai dare, l'amore non è godere, l'amore non è un affare, non è un modo di dire l'amore. Devo dirti una cosa, che quelli che non stavano, che non stavano in classifica, stavano a Ostia o alle Bahamas. Io sgobbavo invece, capito? Tu sgobbavo. Sgobbavo. Ah, scusa. No, non mi fa dire le cose che non dico. Scusa. No, non avevo capito. Mi sembrava... No, questo riafferma il concetto che... Che ha sempre niente, lavorato, niente avviene per caso. Sgobbava, sì. Voce del verbo sgobbare. Io sgobbo, tu sgobbi e gli sgobba. Indirizzo ce l'ho, rintracciarti non è un problema. Ti telefonerò, ti offrirò una serata strana. Il pretesto lo sai, quattro dischi, un po' di whisky. Sarò grande, vedrai. Fammi spazio e dopo mi dirai. Che maschio sei? Lui chi è? Come mai l'hai portato con te? Il suo ruolo mi spieghi qual è? Io volevo incontrarti da sola, semmai. Difficile farlo con te, mollalo! Lui chi è? Lui cos'è? Lui com'è? È distratto ma è certo di troppo, mollalo! Mi aspettavo, lo sai, un rapporto un po' più normale. Quale eventualità? Trovarmi una collocazione. Ora spiegami, dai, l'atteggiamento che dovrò adottare. Mentre io rischierei di trovarmi al buio fra le braccia di lui. Non è il mio tipo. Al tuo debutto tu rappresentavi la trasgressione, 20 anni fa tu eri un personaggio inquietante, trasgressivo. Oggi, secondo te, qual è la vera trasgressione? Ridire ti amo a una persona, prendere un bambino per mano, aiutare un vecchio ad attraversare la strada, grazie. Bravo Renato Zero! Fidati, che hanno un peso gli anni miei. Fidati, e sorprese non ne avrai. Sono quello che vedi, io pretese non ho. Se davvero mi credi, di cercarmi non smettere, no. Questa vita ci ha puniti già, l'insoddisfazione qua ci ha raggiunti facilmente. Così poco abili anche noi, a non dubitare mai di una libertà indecente. Io sono qui, ti servirò, ti basterò, non resterò una riserva, questo no. Dopodiché, quale altra alternativa può salvarci? Giorni miei, scomodo sì, perché non so tacere mai. Adesso sai, senza un movente non vivrei. Comunque, cerco. Thank you.
follia è un segno distintivo per quelli che vogliono cambiare, che vogliono dare alla vita e alla società un assetto diverso. I folli sono stati Leonardo da Vinci, Michelangelo, Gesù. Sono stati folli che abbiamo amato e che ci hanno protetto, hanno tutelato la nostra povertà spesso, no? La povertà intellettuale, certo, gli dobbiamo molto a tutti questi folli. Quindi un elogio alla follia io lo farei e lo faccio, vedi, costantemente, proprio perché ho ereditato questa forza, perché la follia ha infranto un po' questa solitudine che mi ha accompagnato da sempre. Quante volte avrei preso il volo, ma le ali le ha bruciate già. La mia vanità è la presenza di chi è andato già, rubandomi la libertà, il cielo. Quanti amori conquistano il cielo, perle d'oro nell'immensità. Qualcuna cadrà, qualcuna invece il tempo vincerà, finché avrà abbastanza stelle il cielo. Quanta violenza sotto questo cielo, un altro figlio nasce e non lo vuoi, dispermato solo.